Allora ragazzi, bentornati su Mobile, la rubrica dei giochi per smartphone, e questa volta giochiamo a Metal Commando. Ebbene sì, un gioco che a quanto pare, come vedete dal logo, è stato realizzato e distribuito dalla Commodore Engineering. La Commodore Engineering è un'azienda italiana che si è comprata ufficialmente il marchio Commodore e sta provando a commercializzare diverse cose, sia videogiochi, sia gadget, sia prodotti elettronici a marchio Commodore. E visto che loro sono i veri detentori del marchio Commodore, noi non possiamo fare che augurargli in bocca al lupo. Andiamo a vedere questo gioco. Metal Commando per tutti gli smartphone, che è disponibile gratuitamente sul Google Store, sul Google Play Store, ok? Andiamo a giocare, andiamo a giocare, andiamo a vedere com'è. Allora, c'è la campagna, quindi c'è il single player. Ok, andiamo a vedere. Ci sono tre livelli di difficoltà. Facciamo normale. Iniziamo. Dovrebbe essere tipo una specie di Metal Slug, spero. Abbassiamo un altro po' il volume perché mi sa che non mi sentite bene. Comunque, dovrebbe essere una sorta di Metal Slug. Possiamo comprare della roba, tipo le granate. Ne so comprare una granata. E questo cos'è? Questo qui è una calamita. Forse serve per prendere più facilmente i soldoni che escono in giro. Con questo lo di, ma io non lo voglio disequipaggiare. Andiamo. Ok, la grafica è simpatica. Ci sono anche i cartelloni Commodore, guardate. La usi già sì per muoverti, abbassarti e puntare. Andiamo a vedere. Questo è per sparare e si può tenere premuto per il fuoco automatico, e questo qui invece è per saltare. Questo è per passare, non ho capito, questo è per cambiare arma, questo è per lanciare le granate, credo. E quello è per guarirsi, c'è il medikit. Si può togliere o mettere l'autofire. Adesso c'è l'autofire. No, c'ho la calamita messa, posso saltare. Oh, attenzione! C'è anche un po' di parallasse, non male. Sembrano tipo i nazi questi, eh. No, mi sono beccato un proiettile in faccia. Aia! Ah, c'è anche il coltellaccio. Posso anche sparare verso l'alto. Aiuto, aiuto, aiuto. Guardate che botti. Multikill, niente, niente. Oddio, oddio, non riesco più a spostarmi. Non mi ci trovo tanto con i controlli touch, eh. Finito il primo, la prima missione. Victory. Allora, il gioco non è male, devo dire. Non è proprio Metal Slug, però è simpatico. Vediamo se nei livelli successivi il level design diventa un po' più articolato. Perché adesso il punto debole di questo gioco mi sembra più che altro il level design, che è molto lineare, un po' come accadeva in Gunslugs. Se ve lo ricordate, però magari, magari nei prossimi livelli il gioco comincia a diventare un po' più articolato. Allora, poi quasi ovviamente ci sono gli acquisti in game per comprare armi più potenti, ma è normale in tutti i giochi freemium, freemium è così. Andiamo un attimo a vedere se posso comprarmi un'arma un po' più performante. Sì, vabbè, qua dice ci sono delle missioni, sistema di achievement.
Ok. E possiamo anche prendere dei regali gratis se guardiamo le pubblicità, ovviamente sì, questi giochi puntano molto sulle pubblicità. Andiamo a vedere però se possiamo comprare un'arma nuova. Allora, qua c'è l'Uzi, qua c'è il P100. Io voglio questo, ma costa 15.000 e adesso c'ho solo... No, lo posso mettere. Ok, l'ho messo e lo posso potenziare, c'ha 3 stelle. Andiamo a usare questo per fare la seconda missione della campagna. Ok, a livello normale andiamo a giocare, andiamo a vedere. Allora... compriamo un'altra granata e andiamo a giocare. Sembra molto simile alla prima missione però questa seconda. Ma questa è la prima missione ancora, ho sbagliato io. Ma questa è sicuro che è la seconda missione. Ma sì, è la seconda, c'è qualche nemico in più. Oh, guarda che arma che ho preso! Fermi tutti! Un po', mi sa che posso cambiare arma forse. Devo fare un po' di prega con i controlli touch. No, c'è uno col coltellaccio. Come sapete, i controlli touch vuol dire anche touch tua. Ma vediamo di lanciargli una granata a questi. Un paninozzo. Posso cambiare arma? Sì. Ok. Mini boss fa molto meta slug, eh. Aiuto! L'ho sfonnato, sì, andiamo. Ok, andiamo a fare la missione 3, vediamo un po' se è un po' più articolata, se cambia anche. Ok, missione 3, andiamo a vedere com'è. Let's go. Oh. Oh, attenzione, c'è un carro armatino. Vai, tira. Aia. Ok. Proprio la missione. Ah, non mi fa prendere le monetine. Sta cosa mi fa rosicare, che non mi fa prendere le monetine. Allora, però le missioni sono tutte simili. Però vediamo che il level design, man mano che andiamo avanti, diventa sempre un pochino più complesso, con piattaforme un po' più articolate. Vediamo un po' se nella missione 4 le cose migliorano ulteriormente.
Oh, arma nuova, lanciafiamme, fermi tutti. Oh, sono nella base nemica, fermi. Base nemica. Raga, sono la base nemica, fantastico. È cambiata l'ambientazione, eh. Le casse con logo Commodore, bellissimo. Allora, saliamo su. Andiamo avanti. Sento puzza di boss qua, eh. Sento puzza di boss, attenzione. Chi è? Ah, c'è il cooldown sulle granate, ok. Quindi non possiamo spammare le granate. Aia, mi ha ruspato. Non possiamo spammare le granate come Metal Slug. No, 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 no. Scappa, scappa. Ma quasi ammazzato, ma quasi ammazzato. Sì, l'ho sfornato io, bene, bene. Chi la dura la vince. Ok, ma la missione prossima dovrebbe esserci un cambio di ambientazione, immagino. Andiamo a vedere al volo. Allora, volevo dire, la Commodore Engineering ha fatto anche altri due giochi. Che adesso vi dico, aspetta, non mi ricordo i titoli. Lo stanno. Vabbè, ve lo dico fra poco. Ha fatto anche altri due giochi. Sono andato in sacco di energia, eh. No, m'ha preso, m'ha preso. Ok, abbiamo finito il livello. Allora, dicevo, la Commodore Engineering ha fatto altri due giochi sempre per smartphone, però che non sono più sugli store, che è possibile, cioè erano sugli store, non so se gratuiti o no, ma non lo so. Comunque questi due giochi sono acquistabili sul sito della Commodore Engineering per, in versione PC, con tutti dei filtri grafici particolari tipo Scanlines, deformazione video eccetera. Si chiamano 1886 The Witcher Year e poi Apogee X. Questi due giochi sono nel sito della Commodore, che si chiama commodore-eng.com, che sarebbe Commodore Engineering, ok? E costano una miseria, questi due giochi, costano tipo 60 centesimi l'uno, e io li volevo prendere, poi magari forse li prenderò e ne parleremo nella rubrica, oppure vedrò se è possibile riesumare le versioni smartphone, perché questi due giochi erano disponibili inizialmente su smartphone, poi sui store non ci sono più, sono scomparsi, l'ho cercati su Google Play Store e non ci sono, e sono acquistabili solo dal sito, ma poi vedremo se io in qualche modo riuscirò a riesumarli, ma vediamo. Comunque, ragazzi, questo qui era
Questo gioco. Aspettate, eh. No, torniamo indietro. Allora, ragazzi, gioco. No, non usciamo dal gioco. Allora, ragazzi, questo gioco per me è simpatico. Non è un capolavoro, ma è carino. E devo dire che è molto curato audiovisivamente. Audiovisivamente mi piace molto come l'hanno fatto. Però devo dire che non è all'altezza del Metal Slug, ovviamente. Difficilmente qualche gioco può essere all'altezza di Metal Slug, che è un capolavoro. Però comunque è un gioco simpatico. Somiglia più che altro Gun Slugs. È una versione forse un po' più evoluta di Gun Slugs. Ah, qua è tipo scala, vedete? Mi ricordo un livello di. Ecco, qua il gioco comincia a diventare più complesso, eh. Vabbè, ragazzi, per questa volta è tutto. Allora, per questa volta è tutto, ragazzi, noi ci vediamo. Che succede? Niente, non funziona un cazzo. Ah, c'è l'autofuoco. Allora, ragazzi, per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo livello, al prossimo episodio di Mobile. Se volete questo gioco possiamo continuarlo insieme. Intanto io, se vi piace, scaricatevelo che è carino. Non è un capolavoro, però è un gioco carino, mi piace abbastanza. Per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi, alla prossima.